Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, finalmente! Far Cry 6! Lo so, gli youtuber bravi, gli youtuber con 3 milioni di iscritti, gente a cui io veramente ammiro tanto, hanno già finito il gioco. Oggi è il 7 ottobre, io ho un lavoro che purtroppo non è questo o ancora questo. Stamani sono entrato alle 10 a lavorare, sono uscito adesso, sono le 7 e mezza di sera e registro mo' e pubblico il giorno dopo. Cazzate a parte, Far Cry 6, l'illuminazione non è che me lo permetta tanto, forse così. Però siccome l'ho preordinato, a volte per il preordine ci sono due o tre cagatine che ti danno, io andrei a riscattare la Yara Edition. Okidoki, riscatta codice. Pacchetto caccia. Vabbè, noi andiamo offline intanto, ragazzi. E iniziamo la storia, che cazzo ce ne facciamo dell'online mo? Tra l'altro ragazzi, inizio a fare Cry 6 con un nuovo microfono, cioè l'avete già visto nell'ultimo episodio del viaggio, che non è andato benissimo, quindi andatevelo anche a vedere. Anthony Gonzalez, Alex Fernandez, Jason Canela, tutti sudamericani. Come sta andando la grafica all'inizio già mi piace un casino. Recostruendo il paraíso. Ok raga, non è skippabile, sta andando avanti tipo da 3 minuti e mezzo. Oh, Far Cry 6, finalmente un gioco che te dà il logo all'inizio. No, ma perché la lingua in inglese? Che palle. Ti puoi vestire come Altair? Non ci voglio... Vabbè, questo... Cioè, appena disponibile, subito. Vabbè ragazzi, dopo le impostazioni direi di cominciare. Vabbè, dai, modalità storia. Prendiamocela easy peasy lemon squeezy. L'isola di Yara. Ricostruiamo il paradiso. Anton Castillo. Minchia, che grafica, signori. E non ho neanche l'HDR attivo, Ragazzi, qua cioè, siamo in un paese dove la guerra è l'ordine del giorno, ma purtroppo è una cosa che succede anche oggi. Maschio o femmina? Ah, data di recluta 7 ottobre 2021 oggi. Io scelgo sempre personaggi maschi, ma non è perché voglio sminuire qualcosa, però è l'abitudine. Raga, sono piccantissime. Io ho paura. Vengono direttamente da Messico, perché qua non ne trovi in commercio in Italia. Buonissime. Vabbè, concentriamoci, dai. Oh, belli 60 fps, dai. Vamos a Esperanza. Fuggi dall'edificio. Ok, immagino che quelli siano qua per ucciderci. Vabbè, classico, non devo far riempire l'indicatore di rilevamento, ma qui ci hanno arrivati tutti. E Rojas, sull'avanzo del gol. Buono. Posso affacciarmi? Minchia. Vabbè, qua basta sostanzialmente aspettare che le fare si diminuiscano. Allora, sicuramente qua ci sarà il glitch che riesce a finirlo prima. Ci sarà sicuramente. Magari bastava aspettarli all'inizio. No! Vai giù, vai giù. Dove cazzo sono? Qua è proprio la definizione di non vedere una sega. Ok, però di qua. Non è che tu abbia tanta scelta. C'è niente da esplorare, da fare, no? Andiamo avanti. Che sangue che cola. Oi boh. Per le scale. Per il tetto. Ah, con le due sbirci. Direi che ci sono. Intanto arriverà poi il momento che uno sbirci e me curano. Lo so già. Sono coglione io. Oh oh oh, ciao. Qua mo devo saltare. Ah no, c'è il lampichino, ok. Oh no. Ma che terrorista, ma... No, non sono terrorista, tranquilla. Scaletta. Su, 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 su. Oh, merda. Ancora su.
Non è che ci tranciano pure, eh. Ok, qua mi inculano. Lo so già. Ok, cazzo duro. Cazzo duro. Contro il muro. Salta! Non salta, non salta lo scotch! Dai, 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 dai! Yeah! Raga, non si vede che sono sudamericani. Dai, fuggiamo da Esperanza. Vai, 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 il gotto, sì! Raga, cambio tipo di patatine perché queste qua sono veramente troppo piccanti, mi stanno lacrimando gli occhi. Porca puttana. A very big fish today. È mio! Mio! What the hell just happened? I think we're fucked. Vamos, vamos! Aia! Ti shottano la nave! Aiuto! Come cazzo ci siamo arrivati lì? Ubisoft presenta Far Cry 6. No! Oh, Lita, no. Affogare Lita. My phone. Vai. No, ma cerca di Julio? Follow the code like when we were kids. Stop, Lita. Swain, I'll find help. Ma è pessimista però, raga. Io a parte l'hanno spato in un punto piuttosto critico. Non possiamo però perdere un personaggio così importante per l'inizio della storia. Eh no, non ce la fa. Vabbè, inizia in maniera molto cruenta questo gioco, ragazzi. Mi piace, però insomma è anche piuttosto triste. Isola di Santuario. Questa purtroppo è Lisa. Mi spiace. Però noi dobbiamo andare avanti. Cosa abbiamo qua? Una pistola. Beh, buttala via. Prescarica. Oh, che bello quando scarica fa resistenza su L2. Nuove foto. Ok. Vabbè, c'è andare là, ok. C'è qualcosa qua dentro, per esempio. Allora, non so come entrarci. Ma qualcuno sta sparando. Ok, con R3 faccio la kill silenziosa. Yeah, vai. Magari trasportiamo anche il corpo, che ci siamo. Così, no, si fa un'altra. Poi 41 pesos. Chi se ne fa un cazzo? Mo se spara questo, che succede? Yeah! Dammi, dammi, dammi! Tutta sta bubbaraglia per due buloni. Ok, ok. Oh, ma... Vabbè, mi devo nascondere, ho capito. Finito le munizioni, cazzo. Boh, vedrai, come ti colgo alle spalle, no. Oh! E anche alle spalle, davanti e anche nel capo. Ok, altri buloni. Ma che cazzo servono sti buloni, raga? Altri pesos. Pantaloni delle munizioni. Dotazione gambe. Beh, questo è utile. Più roba in saccoccia. Ok, proseguendo tutto dritto c'è sto bosco. Un rampino. Preso. Oh, quanto mi mancava rampino, raga. Con R2, sì. Ricordo ancora. Da Far Cry 4, se non vado errato. Oh, arrivati a destinazione. Come merda. Ah, amici. No, insomma, non tanto amici. Io prima di scappare però ne approfitterei, eh. Fantastico. Abbiamo navi dappertutto che ci bloccano. Ci sono delle scorte. E se tenete la guiglia, ci distolgono un po' da lei di costruire questi nemici. Ma
E niente, e ci possiamo anche fare tondi. Vai. Non mi può pioppato addosso un fucile. Grandi boide. Ok, campo di carta sono tutti amici. Tanto che ci hanno anche creato un'arma. Questa è la mappa. Ven seco. La mappa è veramente grande. E Speranza è dove siamo scappati. Infatti qua c'è un po' di mappa illuminata. La spiaggia dove noi siamo affondati, sostanzialmente, da quel che capisco, è questa qui. Quindi per cui questa penso sia Yara. E dovremmo sostanzialmente fare rivoluzione, cazzi e mazzi, liberare. Vabbè, dai, all'opera. We need to talk. E talk. Dobbiamo trovare Juan Cortez. Ok, mo io c'ho molta paura. Permettetemi un po' di paura. Dobbiamo usare sentieri di guerra. Che non penso sia questo, perché sono già fuori dal blu. Riporre l'arma. Avvicinati troppo. Ok. Bene. No, sono un coglione. Con la C maiuscola. Ok, mi piacerebbe sapere dove sono i nemici, eh. Esserci, so che ci sono, dai. Ok, le zone rosse sono quelle da evitare. O Covid style, eh. Oh, qua possiamo fare spostamenti rapidi e questo ci piace. Disarmiamoci, che è meglio. Che posso uccidere questa? Ciao. Oh, man mano che uccidi, le aree si ripuliscono. Il che non è per niente male. Però mi piacerebbe sapere dov'è che si nascondono i nemici. Perché qua è zona rossa. Ah, ok, eccolo là. Lai! Vai giù, mori! No, ma hanno visto, che palle. Posso nascondermi nel cesso? Merda. A testa, headshot. Perfetto. C'è. Da maestro. Ok, qui che c'è? Ciao. Ci ho messo un po' troppo, ma ok. Mi venite più a rompere i coglioni, vero? Qui c'è sto... sto statuina. Ciao. Qui mi dice che c'è un baulettino. Buloni. Mamma mia, proprio fissati, eh. Ti vale delle munizioni? Beh, non male. Sta là. L'avrei immaginato. That looks like a Juan. Ciao Juan. Meno male lo voleva sobrio. Minchia. È l'articolo più grande della sua bocca. Però finalmente in un Far Cry si vede il nostro personaggio in terza persona, almeno nelle cutscene. Perché c'è un alligatore come animale domestico, raga? Grande, vabbè, grande. No, vabbè, dai. Fantascienza. Sono matto. Ok, prima di darci tipo al sangue estremo con tutto ciò, io potenzierei un attimo con le cosine che ci sono arrivate. Tipo questa. Siamo sempre livello 1, ma fa più figo. E scappate più da qua. Se ti prendo. Vai. No, quanto ho delle jeep. Raga, è sensibilissimo. E sono anche altri proiettili di vetri. Fantastico. Raga, tutto un altro sistema di mirare. Vabbè, ha fatto tutto lui. Grande, grande guapo. Vabbè, a parte sti qua sparano con le pistole, quindi di danni non è che se ne facciano più di tanti. Torniamo al campo di Clara, va? No, io sono contento di essere un friend di Guapo. Oh, Guapo nuovo amico. Fantastico. Ok, vabbè, torniamo da Clara. Tanto la strada è sempre la stessa. Come ritorno da Juan? Cioè, tu sei lento. Ah, vuoi fare un po' di festicciola prima, ho capito. Vabbè, lo appoggio. Tipo, partiamo da lui. Così. Avanti un altro. Testa. Che vuoi fare, scusa? Eh no. Ho sbagliato io.
Però tu c'hai un'arma della Chicco. Sorry. Recuperiamo tutto, razzia totale. Manco Valhalla. Questo. Oh, un MS-16S. Non male. E ancora i fornimenti a rubare. Questi ci mettono un pochino di più, ma a me va bene così. Diciamo che potevano cambiare il font dei sottotitoli, però vabbè. Dai, facciamo footing. Non posso correre. Dai che manca poco da Clara, dai, ce la puoi fare. Sì, Clara, siamo vivi. Ed è pure assai sobrio. Dai, ce la fai. Legend needs to piss, Heffa. Leggenda dei pisci. Ha detto che era abbastanza sobrio. I was six, I rigged my first bike with a chainsaw motor. Usa banco da lavoro. Arma principale, fucili, munizioni antiuomo. Danni pesanti contro pezzoni non corazzati. E usci danni contro pezzoni corazzati, ok. L'MS-16, munizioni standard, munizioni perforanti. Proiettili che mantengono la traiettoria dritta. Penetrare le menti e corazze, bene. Soppressore fate a testa. Riduci levemente il rumore dell'arma. Più riscaldamento molto rapido. Insomma, ci sono anche contro, oltre che pro. Il tuo bomba amico. Operazione completata, un tipo unico, dai! Parliamo per la prossima missione, che sarà anche l'ultima, ragazzi. Uranio o morte. Si ammazza un cavallo. Oh, ho ammazzato anche il cane. Ah, non ti scuoiano? Sono un animalista. Però ci sono i cavalli, che magari invece che ammazzarli potrei usarli... Oh, per viaggiare. Oh, beh, tutt'altra cosa. E vi dirò di più. Siamo anche già quasi lì. Abbiamo dimezzato la distanza in 20 secondi. No, il posto di controllo G. Ah, libera il posto di blocco? No, allora aspetta. Sa significare in parole povere che vanno trucidati. Ok, c'è una presenza umana qua. Cominciamo da lui, va. Checkpoint. Got to behave. Watch myself. Fuori uno. Good night. Oh, una mina antiuomo quella. Ah, è guapo, sta allertando. Ma non vi preoccupate perché abbiamo il nostro macete. Prendiamo carburante. Mo ci devo capire un attimo qualcosa. No, ma ho visto, che palle. Ciao. Molto lieto. Ok, è andato qua dentro. Otteniamo questo. Fucile di precisione. Buttalo via. Munizioni. Bulloni. Quelli non mancano mai. Cosa vuoi tu? Fai per caso morire? Ma coglimi. Ah, ok. Bastava sparare al... Perfetto. A posto. Posto il blocco conquistato, adesso è nostro. Totalmente nostro. Oh, ci sono anche cavallini, che belli. Ok, ci siamo. Sta sopra quell'antenna lì. Non sta qua sopra? Tutta testa di cazzo. Vabbè, noi raccogliamo. Anche per usare il rampino. Magari mi piacerebbe non rimanere fulminato, se possibile. Ma penso che la fisica dei videogiochi non abbia ancora sviluppato questo. Cullante supremo. Ah, beh. Chiamiamo i cavalli. Sì, sti cazzi. No, fermo. Devo scavalcare io. Immagino che qua con un salto. Yes. Ma sopra che c'è? Oh, sì. No, vabbè, bellissimo. Ok, c'è qualcuno che ci aspetta. Altro collante supremo è utilissimo. Ciao, donnina. Here comes trouble.
Raisa. My name is Raisa and I'm going to be helping you steal shit from Castillo to the Hanno messo i paracaduti in Far Cry. Mica come si sono evoluti per altri anni, eh? Mica, ma ogni persona è armata, è incredibile, manco negli Stati Uniti, raga. Vabbè che siamo sempre in America, eh. Eccola la torre, pare la torre Matilde di Viareggio, un pochino più bianca. Faccio pubblicità alla mia città, dai. Ok, va bene. Ordinare amministrazione, ammazzare. Devo dare un headshot, magari. Tipo questo. Tipo di arma prima di parlare con loro. Si possono anche corrompere, vabbè. Classico di quelle parti lì. Devo corrompere il soldato, ma l'ho ucciso. Ok, si fa prima, anche se potrò passare dall'altra parte, che palle. Dammi un attimo andare su tesoro, eh. Un attimo, aspetti. Oh, un banco da lavoro. Suppressione fai da te. Ok, mettiamo l'antiuomo anche qua. Ok, mettila un fucile e non le togli dall'altro. Questo è importante. Io ando con l'MS16. Ah, che non l'ho ancora usato, fantastico. Ah, andiamo tornare su, ma che palle. Raga, sono troppo avanti. Io lo sapevo che c'è andare su, invece... Potete anche unirti, eh? Dì la verità. Use your phone to scout enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right. Lo zoom con le due. Mi fate venire veramente voglia di ammazzarvi tutti quanti. Careful, Danny. He's higher rank. E posso anche dirvi che dal mio canto ci riuscirò. That means he's better trained. Ma più potente dell'isola, sì, hai visto nulla te. Oh, vabbè, più semplice di quel che pensassi. Posso sparare volendo, sì, ma non lo... No, raga, sto qua da ammazzare è impossibile. Voglio dirottare su altre cose. Cioè, corazzatissimo. Mica, che arma che c'ho. Lo sto anche scalpendo, raga. Via, ritirata. No, acqua. Stavo messo nella merda e mi ci sono messo con le mie stesse mani, non è che devo dare la colpa a qualcosa o a qualcuno. Mi ci sono messo con le mie stesse mani nella merda. Minchia, raga. Vabbè, te muori facilmente, siamo d'accordo. Ma tu? Oh, vaffanculo, queste rinunce. No, i razzi mortali del cazzo, eh. Diciamo che saremmo morti. Guapo è a terra. Vieni, guapo. Vai. Di qua. Mi piace fare guerra. Però, raga, mi ha dato veramente una grande mano con quel corazzato laggiù, eh. No, la jeep loro no. Vieni qui. Grazie per le munizioni. Ciao. Questo coglione. Ciao. Cioè, sono più preciso senza mirare che con la... L'ha ammazzato, ma te sei veramente un grande. Entriamo. Perfetto. Oh, dacci. Uranium. Mi piacciono ovviamente questi giochi vecchi stili, vecchio stampo. Guarda, ma che mi va a combinare. Io ti ammiro, ma ogni tanto ti devi dare una calmata, eh. Mi spiace solo essermi ammazzato di colpi per ucciderti. Ah, c'è qualcosa qua. Lui. Anzi, lei. Che ora non c'è più. Evidentemente. Oh, c'è razzia da fare. Ehi, stai di fregarmi, eh. No, a me risolvere le cose in maniera stealth mi piace, ma fino a un certo punto preferisco più... La violenza di vecchio stile. Sì, anche tu sei coglione che cade così. Oh, c'è un bunkerino qua sotto. Lo sapevo, ragazzi. Da qualche parte. Come cazzo fai a cadere così come un pollo di merda?
Ma vabbè, ma sei un coglione, ma come fai a perdere così tanto tempo? Come chiusa? Eh no, eh. Sì. Oh, il ben di Dio qui. Che mi regali? Una pistolina. Autocrate. Ok, è tornato al campo di Clara. Posso tornarci con il viaggio rapido? Spostamento rapido? Yes. Ok, consideriamo l'uranio a quanto? Cioè, raga, l'uranio è più costoso dell'oro, non so se vi rendete conto. Però noi da bravi ladri, se inizia a correre, è gratis. Cazzo, è il jetpack? Allora, questo qua o è un jetpack o è qualcosa per farsi saltare in aria in mezzo alla gente, perché per vederlo... Tostador. Tostador. Raga, qua è il mio preferito, giuro. Allora, immagino che il lanciafiamme sia un'arma veramente salvaculo. Solo e solo se, secondo me, la potenziamo. Almeno, per l'esperienza che ho avuto con il lanciafiamme nei videogiochi finora. Va bene, mettiamoci la dinamite. Ok, munizioni avvelenate. Eh no, però l'antiuomo... però riducono i danni, sti cazzi. Penso che meglio sia questo, per quest'arma qui. Operazione completata, uranio o morte. Ora va a parlare con Clara, ma con Clara ci parleremo la prossima volta. Che cazzo me ne faccio del braccialetto? Mettiamoci l'orologino. Ok ragazzi, io detto questo siamo giunti alla fine della prima parte di Far Cry 6 e devo essere sincero, mi sta veramente garbando un casino. Cioè veramente è stupendo, ogni Far Cry ti stupisce, davvero. A parte New Dawn che è stato un pochino buio come capitolo, ma anche a dir la verità Far Cry Primal ogni tanto hanno quei spin-off che sono un po' così, ma capitoli principali, soprattutto il 3, il 4 che è il mio preferito in assoluto. Veramente neanche a parlarne. Io vi ringrazio per la visione di questo video, lasciateci like per favore, supportatemi anche con un'iscrizione, anche perché poi ragazzi tutto Far Cry andrà sul canale e se le cose vanno bene anche il season pass vi porto. Quindi insomma abbiamo veramente davanti a noi una miriade di cose veramente da farsi pulire coglioni. Grazie della visione signori, rinnovo i miei saluti e a presto.